da decenni è l'artefice di tanti successi musicali di personaggi famosi. Poco tempo fa, durante il Festival di Sanremo, c'è stato un hashtag che poi è andato in tendenza, che diceva uscite Vessicchio e io lo esco. Eccoci qua. Peppe, intanto benvenuto, mi fa tanto tanto piacere rincontrarti. Senti, io non so se la tazzurielle caffè che sta qui sia buona come quella della tua Napoli, però ti devi accontentare. Ma oggi contento, eh? Guarda, quando c'è bisogno del caffè c'è bisogno del caffè, quindi a quel punto, cioè, ci sono preferenze, ma secondo me poi il caffè alla fine... Vabbè, dai, magari questo poi sarà buonissimo fino alla fine. Assolutamente. Senti, ma tu lo prendi dolce o amaro? Amaro. Vedi, cioè i buoni intenditori lo prendono tutti amaro, niente, io dovrò prima o poi abituarmi. Senti Peppe, ma te l'aspettavi questa attenzione dei social? Come te la spieghi? Ma guarda, veramente non me l'aspettavo assolutamente. E non ho provato a spiegarmelo perché molti me lo chiedono. Credo che di non aver fatto nulla per cercarla, come del resto tu mi conosci, come probabilmente è proprio nella mia persona, nella mia indole, nel mio modo di fare. E forse la coerenza, no, tra quello che ho sempre fatto e come lo faccio, penso che abbia fatto scattare un segnale di empatia. Perché non ho un'altra risposta. Cioè io l'unica possibilità che offro a questo fenomeno è solo il fatto della coerenza, perché è l'unica cosa che io poi fondamentalmente cerco. Assolutamente, però cioè, immagino che ti abbia fatto molto piacere, tanto piacere questo affetto. Ma tanta responsabilità anche, tanta responsabilità, perché quando vedi che le persone a prescindere ti vogliono bene, a maggior ragione devi fare attenzione a quello che fai, a quello che dici. Questo mi ha caricato di gioia, ma allo stesso tempo, come ti dicevo, di responsabilità. Quindi adesso quando io mi muovo faccio attenzione a non aprire bocca prima di non aver pensato esattamente cosa posso suscitare. Siamo in tanti, c'è tanta realtà, anche di sofferenze di problemi, nonché anche di cose belle, ma credo che bisogna sempre tenere d'occhio adesso il tutto. Ma poi tu, insomma, il senso di responsabilità ce l'hai avuto in tutta la tua vita, no? Io, quindi non l'hai imparato oggi. Penso di sì. Poi è chiaro che ogni tanto qualche cosa me la condanno, ma ho cercato sempre di recuperare. Senti, poi ti chiederò, perché sono molto curiosa di capire questo tuo studio, no? Come musicista nei confronti dell'agricoltura, perché poi insomma c'è un libro che lo racconta anche in maniera molto, molto chiara. Però io prima di tutto voglio parlare di questo architetto mancato, grazie a papà. Sì. Come sono andate le cose? E sono andate che io ovviamente desideravo occuparmi di musica come tutti i ragazzi, che lo volevo fare a prescindere, non c'era un obiettivo di professionalità. Poi non è che io dicevo voglio fare questo perché nella vita voglio fare il musicista. A me l'importante era farlo, perché era un bisogno proprio giornaliero. E allora avevo costituito dei gruppi e in uno di questi gruppi in particolare avevo anche il ruolo di organizzatore, che poi la parola arrangiatore che non mi piace, però in inglese, no, sai che sì, tu arrangi significa, certo, significa organizzare. Io organizzavo le note che dovevano suonare perché ci fosse una certa resa. E quindi mi piaceva molto questa cosa. Suonavamo ovviamente per far ballare le persone, erano gli anni 80, fine anni 70, quando ancora le band suonavano, no, nelle vivo sale da ballo, e quindi facevo tardi la notte, insomma si fa tardi in questi posti, prima di tornare a casa, insomma prima delle 3 era difficile tornare a casa, al mattino i corsi cominciavano presto e io quindi dovevo rapidamente, devo dire, non so a costo di quale mancanza di cura personale, insomma bisognava alzarsi. Io a volte mi rendevo conto, non lo salutavo neanche mio padre, perché sai c'è quella fase concitata, devo andare, sono in ritardo. Una mattina lui ha visto che il sonno diminuiva sempre di più, il mio nervosismo aumentava e non si spiegava questo fenomeno, per cui mi fermò proprio sulla porta di casa.
Disse: no, fermati, tu oggi non esci. Disse: come non esco? Disse: no, tu prima mi devi rispondere a una domanda. Ma tu, se ti laurei, lo fai l'architetto? Io dissi: no. Ma quel no, credimi, non pensavo di averlo detto io, è venuto fuori proprio dallo stomaco. Perché se mi avesse dato un minuto di tempo avrei trovato l'ennesima mediazione. Perché si fa così, capito? Certo, di solito si fa Perché così. il tentativo è quello di non rompere un equilibrio che in qualche modo si era costituito. In effetti, mio padre mi ha detto: scusa, allora che ci vai a fare? E io dissi: ma perché lo faccio per voi, per te? E lui disse: per me, ma perché mai? E Perché non allora lì, avevi scelto tu architettura? perché avevo scelto io, ma era, sai, quelle cose che si fanno da piccoli, quando dice: tu cosa farai? Io disegnavo bene, andavo bene in matematica, cioè vuol dire, non erano un problema le materie scientifiche per me, quindi avevo detto all'architetto: ah, che bello, lui farà, sai, queste cose che succedono nelle famiglie, lui farà l'architetto, poi si dice per gioco, poi ti rimane stampato. E siccome effettivamente non è che dopo il liceo avrei potuto fare né medicina né altro, l'architettura restava realmente una delle possibilità in base a, diciamo, a quelle poche capacità che avevo di, diciamo, di disegnare o di avere a che fare con la geometria. E quindi ero andata all'architettura, ma di fatto io mantenevo fede quasi ad una promessa che ci eravamo fatti, ecco così. Sì, ti eri un po' E mi convinto ero che quella convinta di questa potesse essere cosa. una Invece mio padre mi strada. disse: ma tu, io non voglio questo. Disse: io voglio che tu stia bene, sia felice. Quindi preferisco che tu faccia altro se questo non è il tuo obiettivo. E io quel giorno non sono andato all'università. Sono tornato in casa, ma è stato tremendo perché ho pianto perché dicevo: tu mo me lo dici. Cioè, Dopo ma tutti io. questi sacrifici. Esatto, no, ma tu mo me lo dici. E lui dice: ma come me lo dice? Perché dovrei dirtelo prima? Per me non c'era questo problema, quindi non lo posso comprendere. E dopo mi disse, quando mi sono calmato, mi ha detto: guarda, io ho la pensione, siamo solo in due, tuo fratello e tua sorella sono già in qualche modo avviati per la loro vita, quindi se ti accontenti, all'epoca io fumavo, se ti accontenti delle sigarette, di un posto dove dormire, dove mangiare, puoi mettere tutte le tue energie che stai impiegando per l'architettura e puoi impiegare per la musica. E io dissi di sì in quel momento, però ancora, voglio dire, dentro era conflittuale perché avevo fatto tanti esami e c'è stato sempre questo fatto di non voler perdere quello che si è in qualche modo Costruito, certo, costruito. con fatica. Allora, ci è voluto più di un mese per comprendere realmente la faccenda, poi alla fine l'ho ringraziato perché mi ha permesso di dedicarmi solo e esclusivamente allo studio della musica. E in seguito avevo sempre nella testa: un giorno forse riuscirò a recuperare, pago tutte le tasse arretrate, continuo Ce l'architettura. l'hai fatta? No, non ce l'ho fatta, però sono riuscito a trovare una sinergia, un collegamento di linguaggio tra le due realtà. Del resto Rousseau diceva che la musica è architettura liquida. In effetti il rapporto tra i pieni e i vuoti sono esattamente come la pausa e il suono, cioè alla fine i concetti architettonici, il concetto di equilibri, automaticamente te lo ritrovi nella materia musicale. Quindi questa è stata l'evoluzione, ma devo dire, ringrazio mio padre e spero di poter lanciare questo messaggio a tutti i padri che ci Eh ascoltano. sì, perché non è facile, non è da No, tutti, è no. riuscire a capirlo e poi anche ad accettarlo. Guarda, io ho conosciuto tanta gente che ha un ruolo nella società importante, ma che rimpiange di non aver potuto fare quello che veramente desiderava. E questo se lo fai dall'alto anche di una posizione gratificata, no? Sociale, vuol dire che ha ancora un dolore. Allora, la vita è questa, diciamo, perché soffrire in tal senso? Io dico sempre: meglio un batterista contento, no? che Certo, un medico frustrato. Cioè, assolutamente. ecco, questo, siccome ci sono dei lavori che nell'immaginario collettivo, dire, sono dei lavori che già ti qualificano con successo, ma poi bisogna fare i conti con se stessi. Questa passione per la musica, come nasce? Perché io so che c'è un Sì, fratello. mio fratello è stato il portatore sano di musica.
in casa, guarda, mio fratello ancora oggi canta appena si sveglia. Io sono stato a dormire da lui qualche anno fa a casa sua e avevo dimenticato questo particolare, poi mi ha proprio risvegliato i ricordi dell'adolescenza. Cioè lui, come proprio apre gli occhi, lui comincia a cantare, canta di tutto, va in bagno e canta, esce, prende il caffè e canta. Quindi la musica era perenne e costante. Oggi abbiamo la radio, all'epoca c'avevamo mio fratello che poi suonava più strumenti, quindi chitarra, fisarmonica, violino, mandolino. Quindi passava da uno strumento all'altro e aveva una tale gioia nel farlo che ti faceva, te lo faceva vivere, dice, ma senti che bella questa cosa, ma senti quest'altra. Cioè, quindi lui si caricava di passione e ha portato a tutti noi questo segnale. Quindi la sua famiglia è una famiglia canterina, voglio dire, alla fine in Bellissimo. tutta la famiglia Che è qualcosa cantano, che poi tu suonano. hai conservato, perché anche tu sei un entusiasta, insomma, noi abbiamo lavorato Anch'io, spesso sicuramente, insieme e questa è proprio un po' sicuramente, una tua sì. caratteristica. Guarda, io devo dirti, tutti quando approcciano un lavoro quasi fanno una scheda di impiego diciamo, del proprio lavoro. Stabiliscono che per quella cosa, ma una giornata ce la dovrei fare. Ecco, per me non esiste purtroppo questa, adesso sono cosciente, e tu lo sai, a volte lavoravo anche fino a notte fonda, perché non mi accontento, è come un segnale che deve scattare dentro. Non è la fattura in generale che mi dice che è finito. Cioè, no, non è una valutazione Sì, rapporto razionale, tempo-denaro. non c'è, io devo farla. Quando a un certo punto è finita, sento che è finita, è un po', ecco, è molto naturale, è un po' come il parto, voglio dire, ci vuole il tempo che ci vuole, non riesco più a. Infatti adesso ho imparato, quando mi chiedono, vorremmo fare questa cosa, dici, quanto tempo ci vuole? Ci vuole il tempo che ci vuole, e quant'è? E non lo so, perché nel momento in cui comincio, io comincio, però devo assolutamente dare ascolto a quello che ho dentro. A un certo punto sento che è finito, ma fino a quel punto non Non lo so, consegno. ti conosco molto molto bene. Senti, torniamo sempre un po' a quel periodo lì, no? Perché so di performance familiari molto A interessanti. domenica Se ti dico pomeriggio, dove sta Zazà. a domenica pomeriggio, guarda, era una gioia perché venivano le sorelle di papà e mio fratello appunto diventava il motore di un'azione, quasi un festival ci stava. E quindi tutti dovevamo partecipare. Suonavo pure la batteria, quindi suonavo qualunque strumento potesse in qualche modo includermi in questa gioia. Il repertorio era il repertorio, quello della canzone napoletana E quindi. classica, e quindi voglio dire, io l'ho imparato per osmosi. Ecco, non è, è successo in seguito in alcune lavorazioni che io le canzoni le conoscevo senza averle mai lette. Poi dopo ho capito anche il valore, diciamo, di Certo. poterle leggere per come l'autore le aveva realmente pensate, e non per come mia zia me le cantava o l'altra zia. Chiaro. È chiaro. Questo è stato importante dopo per ricollegarmi alla loro nascita. Però veramente una valigia enorme di canti e anche di emozioni, perché io adesso sono collegato emotivamente proprio a quello che accadeva in quel momento. Quindi ci sono canzoni che valgono di più per me dal punto di vista musicale, ma non è realmente per la trama musicale, ma è per il collegamento Perché emotivo che evoca evoca una cosa quei vissuta, periodi lì. assolutamente. Senti, invece questi concerti con il tuo prof di latino, che fra l'altro tu ringrazi proprio alla fine del libro. Beh, andavo a scuola, al liceo e tutti dicevano, lui arrivò a metà anno, ricordo. Ma ad anno già iniziato e tutti gli dicevano che io suonavo perché effettivamente io andavo a scuola anche con la chitarra, quindi era sempre occasione di fare musica insieme agli altri. Mi vergognavo un po' a suonare davanti a lui. Poi alla fine lui disse che voleva assolutamente sentire. E quando mi disse che era diplomato in pianoforte, la cosa cambiò perché Cambiò proprio il ovviamente sì, cambiò il rapporto. Ti rapporto. piacque anche di più il latino, diciamo la verità, dai. Assolutamente sì, assolutamente. Ma perché avevo trovato la chiave anche di rapporto con la lingua. E cominciai a suonare in classe e lui rimase molto colpito. Poi un giorno mi chiese se, mi disse, ma tu sabato verresti a suonare con me? Dissi, a che ora? Cioè, al mattino. E disse, ma noi siamo a scuola. E lui disse,
Vabbè, mai ti faccio la giustifica. Ecco, quindi la giustifica del prof di latino vuoi mettere? Quindi andammo a suonare a un matrimonio. Cioè lui mi portò a suonare a un matrimonio, lui suonava l'organo e io la chitarra, mi diede tutte le musiche da leggere e quindi fu una delle prime esperienze d'arte in questi coloritissimi matrimoni napoletani. Perché poi arrivarono alcuni cantanti con tanto di borsetta sotto al braccio con dentro gli spartiti. Per cui loro erano pronti, quella era la loro musica, quella era la tonalità e noi dovevamo accompagnarli al volo. Però la cosa fu molto divertente e fu anche, devo dire, formativa. È una bella scuola. Eh sì, perché devi risolvere in un attimo. Ci siamo guardati, abbiamo cercato di capire come affrontare la cosa e vai. Senti, facciamo un piccolo gioco. Io ti faccio un po' di nomi di personaggi pazzeschi sì. con cui tu hai collaborato e tu mi dici una parola o anche un pensiero su di loro, perché insomma parliamo proprio, cominciamo con Gino Paoli. Un gatto. In che senso? Perché il gatto sta sempre un po' sulle sue, però poi dopo se riesce a stabilire il rapporto, il gatto è affettuosissimo, si avvicina a lui. Gino, quando lo chiamavo, se per 2 settimane, 3 settimane non ci sentivamo, quando lo chiamavo, dicevo, ciao Gino, come stai? Siamo qua. Cioè, questo era il massimo dell'empatia in quel momento. Partiva proprio come il gatto che fece sta sulle sue. Sì, che però decide lui quando è il momento. Però bastavano 3 minuti di dialogo, 4 minuti, che è così come quando ci vedevamo che... Se mi accorgevo che al momento del saluto era per lui, voglio dire, c'era un leggero dispiacere, cioè il fatto di separarci, perché si crea quella condizione di complicità e di... insomma, noi alla fine dovevamo necessariamente essere complici, dovevamo fare delle cose. Assolutamente. Zucchero. Zucchero mi fa sorridere, Zucchero, perché ha... Perché io, anche se noi lo vediamo strutturato, il suo cappello, la chitarra, però io riconosco in Zucchero sempre un'aria da fanciullo. Cioè non ha mai perso questa condizione. Lui ha ancora nella testa alcuni miti del suo periodo e io li continuo a percepirli. Nonostante nell'arco della sua carriera abbia attraversato diciamo sfumature di stili, però io continuo a sentire questo suo approccio attraverso il mito infantile che l'aveva bello, colpito. Molto bello. E Andrea Bocelli, personaggio... Andrea non lo sento da un bel po', anche se ho la percezione insomma di che non si sia mai interrotto il rapporto. Andrea l'ho conosciuto prima ancora di Con te partirò, quindi abbiamo fatto un primo disco insieme che poi dopo è stato ampiamente recuperato e venduto, quindi voglio dire anche... Devo anche ringraziarlo per questa collaborazione, per questa bellissima occasione di fare musica insieme. Ho un ricordo di lui, ho un ricordo di suo padre, di sua madre, ho il ricordo della sua dimora familiare, dove viveva con la famiglia. Ho un ricordo particolare anche del rapporto che lui voleva generare. Con gli altri, soprattutto con chi in qualche modo arrivava per la prima volta da lui. Guarda, lui aveva una casa a 2 piani, questo però già diciamo un po' di tempo dopo, per farti capire la persona come è centrata su se stessa, come consapevole di tutto quello che vive, anche della mancanza della vista sua e di quanto ne abbia fatto un punto di forza. Parlavamo di un tenore Corelli, che è un suo mito, e mi disse, ma tu l'hai sentita? E mi citò un brano di Corelli. Disse, io non me lo ricordo. Dice, vieni con me. E lui c'aveva il passaggio dal secondo al primo piano, c'era una scala a chiocciole. Lui è grosso, Andrea.
Cioè, Andrea si è fiondato in questa scala di chiocciole, ma con una velocità che io avevo difficoltà a stargli dietro. Per cui quando io sono arrivato giù, ho trovato che era buio, non sapevo dove andare. E l'ho sentito la sua voce. Ah già, per te bisogna accendere la luce. E lì praticamente rovesciato totalmente il concetto. E ovviamente, voglio dire, una grande ammirazione per la sua caparbietà, per il suo impegno. Lui amava l'opera e continuava tutti i giorni a studiare. Leggeva la musica in braille, la suonava prima col flauto, poi dopo la cantava, cioè un impegno costante e continuo. Quando ha avuto successo con Te Partirò, tra l'altro lo dirigevo io a Sanremo, lui era deluso da dalla posizione che ebbe al festival, perché arrivò o quarto, sesto, non ricordo, però era amareggiato per questa cosa. E invece poi dopo, nell'arco di 3 mesi, insomma, il brano è esploso. Poi ci siamo persi un po' di vista, finché un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: ma è possibile che tutti mi mandano brani e tu non mi mandi niente? Non hai niente per me? Abbiamo raccolto 500 pezzi da ascoltare con Malavasi. E io dissi: guarda, adesso ti faccio sapere. Era proprio un anno nel quale giochicchiavo, sai, quando i compositori, io non compongo mai in relazione a qualcosa che deve avvenire. Per cui io mi mettevo lì, giocavo e sentivo delle cose che mi interessavano. A un certo punto avevo due temi che erano abbastanza simili, perché giocavano sullo stesso meccanismo. Ho chiesto a mia moglie: se secondo te, qual è quello che c'ha secondo te un'immediatezza? E disse questo. Ok, quindi l'ho terminato, gliel'ho mandato, e poi avevo pian piano le notizie che dice: guarda, 500, siamo scesi a 100, e il tuo pezzo c'è. Poi da 100 siamo scesi a 50 e il mio pezzo c'era. Poi finalmente mi chiamarono e mi dissero che da 100 erano arrivati a 12 e il mio pezzo c'era, e poi alla fine è diventato il brano, il title track, in italiano si dice eponimo, cioè è il brano che dà il nome al. Quindi Sogno è stato poi il brano con il quale ho partecipato anche ad una fase in cui la sua musica, diciamo, aveva grande risalto internazionale. Fiorella, Mannoia. Fiorella è un esempio straordinario di come un interprete possa sembrare un cantautore, poi lo è perché poi scrive anche lei, però di fatto ha una capacità di entrare dentro la materia e farla propria, un po' perché è dotata di una voce assolutamente distinguibile, ma ha questa capacità diciamo, di diventare così coerente con i contenuti da sembrare sia l'autore stesso. E io quando sento cantare, anche quando lei canta Lucio Dalla, io resto a bocca aperta, perché mi rendo conto che ha fatto proprio suo e non assomiglia a Lucio, non assomiglia a nessun altro, è se stessa e non tradisce assolutamente quello che sta cantando. Senti, mi racconti anche di questa collaborazione con Elio e le Storie Tese? Che sono proprio in tutt'altra direzione, no? Immagino che Guarda, sia stata la tua parte. stavamo lavorando insieme noi, perché stavamo a Buona Domenica e in orchestra c'era Christian, che era il batterista di Elio, Christian Meyer, che mi disse: guarda Peppe, Elio dovrebbe chiamarti perché c'è la possibilità che si debba fare una cosa, ma non mi aveva detto di cosa si trattasse. E quindi un giorno mi chiama Elio e mi dava del lei, mi dice: maestro, guardi, noi la stiamo cercando perché quest'anno noi parteciperemo al festival, dando anche l'accento sulla A, come si dovrebbe fare. E io dissi: bene, e vorremmo che lei ci conducesse, perché sai, Elio è balbuzzente, no? Per cui a volte ha delle pause, la ricerca di parole strane, che secondo me servono proprio per uscire fuori dall'impaccio, che lei ci conducesse e magari ci desse una mano sull'orchestrazione. Molto volentieri, però devo verificare perché siamo impegnati col programma, se è possibile. All'epoca verificammo, insomma, noi andavamo di domenica, avrei saltato di sicuro la prova del sabato, però era una cosa che si poteva fare.
quindi non ci furono difficoltà e quindi facemmo il primo incontro. Ricordo che c'erano tutti i componenti del gruppo loro, Dio tiene una bella banda, in tutti i sensi. Allora lui spiegava, diceva: allora guardi, noi vogliamo subito chiarire il nostro obiettivo. Noi in questo festival vogliamo arrivare ultimi. Io rimasi, è la prima volta che uno dichiarasse come obiettivo quello di essere perdente in assoluto, no? Allora diceva: ah, mi spiego, perché Vasco Rossi penultimo, Zucchero penultimo, perché non tentare il tutto per tutto? Per come è andata la loro Esatto, carriera, andrà quindi andrà ancora benissimo, meglio se è arriviamo certo. ultimo. E quindi misi a ridere anch'io, insomma, per questa cosa qua. È solo che lui colse la palla al balzo per poi fare un'ulteriore battuta. Ed è per questo che abbiamo chiamato lei. No, vabbè, meraviglioso, adesso. Ah, dissi, tutti a E tu non potevi, ridere. a quel punto non potevi dire di no. No, ma come faceva a dire di no? Poi, sai, la cosa fu molto divertente anche quando lui mi disse, per esempio, ne faccio una domanda, ma in orchestra c'è una sezione che i cantanti, i produttori non gradiscono come sonorità? E dice: beh, i fiati, gli ottoni, noi li mettiamo allora. Certo che li mettiamo. E dice: e i sassofoni ci sono? E io dissi: certo che ci sono, ma suonano anche i clarinetti. Peggio ancora, ho detto: questo è proprio nessuno. No, non dobbiamo mettere i clarinetti. Allora, cioè, loro volevano giocare esattamente sull'opposto di questa. Di quello che era il pensiero comune. Peccato che non l'hai ripreso, No, mannaggia, all'epoca non c'erano no, ancora ma questi me la ricordo, ma cellulari. me la ricordo, me la ricordo, credimi, me la ricordo, perché poi mi tolse la pietra dalla scarpa, perché quando ascoltai il loro brano, che cominciava con un tre quarti, poi subito dopo diventava due mezzi, poi dopo due quarti, cioè a un certo punto Degli nel mezzo intervalli perdeva, io stranissimi. disse: ragazzi, ma non c'è bisogno di chiamatemi per arrivare ultimi. Eh sì, ma Avete già fatto tutto avete già voi. fatto tutto voi, perché questo è un brano che non si è mai sentita una cosa così. Per cui, alla fine, il gioco è stato bellissimo. Volevano farmi vestire da Rockets, perché eravamo entrati oramai in sintonia, non ci davamo più del lei, ma voglio dire, giocavamo anche a baseball insieme a Sanremo, ma no, non potevo farlo. Dissi: la macchina, la scena è vostra, siete voi nella scatola lì su, ed è giusto che lo No, cioè, perché facciate poi voi. tingere anche No, tutta la fra. barba sarebbe stato molto scomodo. Senti, No. di personaggi ce ne sarebbero tantissimi, però visto che tu mi hai parlato di Sanremo, te lo ricordi il nostro Sanremo insieme? Accidenti, Io certo che non me me lo lo dimenticherò mai. ricordo. Guarda, io ho un ricordo del Sanremo, perché voglio dire, dopo tanta televisione fatta insieme con te, io la cosa che è sotto gli occhi di tutti, ma no? Era la tua sicurezza. Di tutto quello che si doveva fare, perché tu arrivavi preparatissimo. Io una volta sono rimasto a dormire, non so, ma come, sì, no, ma Io non lo dico, io fingo. ti ho visto correre alle 7:15 del mattino giù a Canale 5 e ti vedo dalla finestra in alto, che per No, me, ma quello sì. cioè tu eri preparata in tutto, i testi Ero preparata, ma non ero sicura, però, no, ti vorrei informare, a però la distanza di anni. Allora sì, però allora, diciamo una cosa, quando eravamo invece a Sanremo e io dietro le quinte sono venuto vicino e ti ho preso le mani, erano ghiacciate, cosa che non avevi però in altre circostanze. E questa cosa poi che mi colpì molto, tanto che quando ne parlai con Morandi, e non delle tue mani, ma parlai del palcoscenico, lui mi disse: io sono sereno dovunque vado. Dovunque, io non ho problemi, ma come metto piede sulle tavole dell'Ariston, io non so che cosa mi succede. È come se quel posto conservasse informazioni, energie appartenute chissà a chi o in qualche modo relative a me, ma che mi mettono in questo stato. È proprio forte questa cosa. Eppure, ed effettivamente, poi conoscendo Gianni, è uno penso che gli dai una martellata, Sì, continua a non ha paura di cantare. niente, No, però quindi. devo dire che la tua presenza lì e quel tuo Ah, sì, la via via. mi ha dato un senso di sicurezza. È stato un po' come sentirsi a casa, Guarda, no? questo mi fa Quindi molto è. piacere, perché poi del resto io faccio nel mio lavoro, in effetti dovrei rassicurare chi in fondo, come dire,
sono io che do la partenza, in qualche modo garantisco. È il conductor, no? Garantisco se non altro dovrei garantire la messa a punto di tutto. Ecco. Senti, a proposito della nostra collaborazione, tu hai partecipato come autore alla scrittura di tante sigle mie, sì, di successo. C'è un qualcosa di particolare, un aneddoto legato a una di queste composizioni? Perché poi sai, io i pezzi li sentivo sempre una volta fatti, no? Almeno i provini, ma immagino che fra voi... C'è Marco che... Marco Salvati mi ricorda sempre una cosa, perché io appunto, noi lavoravamo finché non c'era lo sfinimento e c'era la parte centrale della Notte Vola dove c'era un disegno particolare fatto con gli archi ed eravamo oramai allo stremo totale, io ero buttato su un divano e dormivo. Marco racconta che stavano fissando a un certo punto, ho aperto gli occhi e ho detto abbassa quei violini. Allora... per cui ero presente lo stesso anche se stavo dormendo, perché non riuscivo a mollare in nessun modo. Ecco, questo io c'ho il ricordo della Notte Vola, perché il tipo di musica sicuramente non era musica scaturita da me, lo devo ammettere. Io ho partecipato allo sviluppo della composizione, ma il successo di quel brano continua oggi. E ha qualcosa di estremamente importante. Vuol dire che nel suo meccanismo ha imbroccato un equilibrio naturale, secondo me. Parlo sempre di naturale, perché quando è innaturale anche i palazzi crollano. Quindi c'è qualcosa di speciale, per cui questa cosa si ripresenta in un certo modo. Allo stesso tempo, la sigla di 30 ore per la vita, che nella... abbiamo ripreso qualche anno fa, quando abbiamo fatto una serata particolare in teatro, io ho ripreso la sigla tra le mani. Io dico, a volte uno dimentica tutte le connessioni alle quali poi quella realizzazione è legata e a tutti gli elementi ai quali ci si è ispirati per rimanere sempre nella coerenza del progetto. Quindi ho ritrovato le emozioni di quel momento e devo dire anche il piacere di aver intuito insieme agli altri la cosa da fare. E di riscoprire. Sì. Qual è stata la soddisfazione più grande nella tua vita professionale? Questa è difficile, perché è difficile fare una classifica. Sai che c'è? È che è legata sempre all'apertura di una porta. La prima volta che ho fatto Sanremo, ovviamente, la prima volta che sono andato in palcoscenico è stata una cosa estremamente significativa. Quindi di per sé in quel momento era la cosa più importante. È chiaro che già 3 anni dopo non lo era più, o non lo era 5 anni dopo, 10 anni dopo. Poi magari è stato quando ho accompagnato una canzone vincitrice. Poi tra le vincitrici ti accorgi che puoi fare una distinzione. No, una cosa che è successa ultimamente, e devi sapere che io dalla metà diciamo tra il 2005 e il 2010, io ho ricominciato a scrivere quella che io chiamo la musica per la musica, cioè senza legarla a obiettivi particolari. Quindi le forme scelte non sono precostituite, seguo un flusso, compongo e poi non so se che cosa verrà fuori, se è bipartito, tripartito, non lo so. Io vado avanti, a un certo punto un tema mi ha stufato, sento che devo cominciarne un altro, e se sento che invece è proprio finito lì, metto il punto. E ho cominciato a scrivere di nuovo e mi sono cimentato in composizioni da camera, perché era la possibilità anche più immediata di vederle realizzate. Se tu scrivi per un'orchestra e coro, prima che trovi l'opportunità che qualcuno te la possa eseguire, ce ne vuole. Per cui ho cominciato a scrivere musica da camera. Ho continuato, ho scritto anche un oratorio con il coro, con un'orchestra, cioè ho continuato a proseguire in quest'ambito. E il 12 di giugno di quest'anno ho avuto una bella soddisfazione personale,
perché alla Scala di Milano i solisti della Scala hanno suonato una mia composizione. Questa cosa non la potevo dire prima, perché tu, ovviamente i familiari, come tu hai fatto questa cosa, non ci faccio sapere niente. Perché il programma di questo concerto da camera in scala era già pronto da un anno e mezzo, cioè loro viaggiano con notevole anticipo, quindi era già programmato, già sapevo la data e tutto, però i solisti che avevo conosciuto in un concerto dell'estate scorsa, quando ancora avevamo le mascherine, il pubblico contingentato, con tutte le problematiche che sappiamo, con la speranza che questo incontro fosse foriero di un'apertura, invece poi dopo abbiamo avuto un'ulteriore chiusura. In quella circostanza i musicisti in questo festival classico erano della Scala di Milano, rimasero colpiti da un'altra mia composizione da camera e mi chiesero: ma non è che lei vuole scrivere qualcosa per noi in occasione di questo concerto? E mi fecero vedere il programma che avevano. Chiamarono il sovrintendente, che ovviamente disse: il programma è chiuso, al massimo potete inserirlo nei bis se vi fa piacere. Per cui io ero nei bis. Quindi come potevo dire? Non sapevi neanche se ci sarebbe Esatto, stato. capisci? Quindi poi non scaramantico, però non volevo fare millantato credito, non potevo dirlo prima, per cui sono arrivato quel giorno a Milano, devo dire, con un po' di pensieri. Ho detto: speriamo che ci sia il tempo, non avvenga nulla diciamo, che interrompa questa possibilità. E così è stato, devo dire, perché poi io durante il concerto ascoltavo il resto del materiale, che era tutto francese, c'era anche Debussy, per cui voglio dire, pensavo: oddio, come verrà accolta questa cosa che ho scritto. Però mi sono ispirato al fenomeno del tarantismo, quindi in effetti io ho elaborato in maniera classica una pizzica, però fatta con strumenti classici. Era molto impegnativa per loro e si sono divertiti anche nell'affrontarla. E questa cosa è stata presa molto bene, perché l'applauso era stato molto timido quando loro hanno detto che per il bis volevano suonare un brano mio che era presente in prima fila. L'applauso è stato molto timido perché ovviamente mi hanno sempre conosciuto in altra veste, in altri ambiti. Ma alla fine dell'esecuzione devo dire che l'applauso è stato così lungo e sostenuto che mi hanno invitato a salire sul palco e questa è stata, devo dire, l'apertura di un'altra porta. E con queste tue parole tu in qualche modo mi stai segnalando un cambiamento, no? Infatti io volevo proprio un po' tornare sul discorso del Festival di Sanremo, perché tu insomma hai vinto 4 volte come miglior arrangiamento, 4 volte come direzione musicale, però in questi ultimi anni hai preso un po' le distanze. Guarda, io sto prendendo le distanze da tutti gli aspetti di mercato in generale, perché penso che siano schiaccianti e qualcuno che non ha la forza di reagire a questa condizione, poi alla fine si ritrova a perdere tempo, anni, perché deve cercare tutti gli elementi compiacenti, il sistema, il mercato. Io non voglio dire, prima parlando di Mozart, ho detto che lui non ha mai perso di vista il pubblico. Però allo stesso tempo ha voluto proseguire il suo cammino di crescita e di ricerca. Ecco, io quello che vorrei dire è che va bene il festival, prendiamolo, ma facciamo in modo che si parli anche del resto che c'è intorno. Diamo altre opportunità perché è un imbuto troppo stretto. Cioè, se tu pensi a quante migliaia di persone ci provano e che poi alla fine sono i ragazzi, già gli fanno questa selezione di dicembre, che secondo me non è giusto, perché è inutile che ce lo nascondiamo. Il volto nuovo e la canzone nuova in televisione spaventa chi fa la televisione, perché significa che ci stanno ovviamente meno possibilità di appeal e può cadere lo share, e la televisione bada a quello, a nient'altro. Quindi gli hanno tolto la possibilità in 8, una volta erano 12, di esibirsi nelle serate del festival, che è il momento più importante, c'è tutta la stampa, c'è l'attenzione, c'è anche il confronto con i grandi, che è Certo. importante. Li fanno esibire a dicembre, quando magari è pure in periodo fuori garanzia, quindi voglio dire meno pericoloso per la televisione. Li riducono a quanti sono? 4. E gli danno anche degli spazi poco interessanti nella programmazione della serata. Io questo
ci dovrebbe far riflettere ancora di più. Servono altri spazi. Ecco perché qualche volta mi fanno le domande sui talent e io dico meglio che ci siano, meglio che ci siano, perché ricordo il periodo quando non c'erano ed era ancora più complicato. Almeno questo è uno spazio. Poi se vogliamo parlare di come questi spazi possono evolvere, volentieri, secondo me si può fare tanto, si può fare di più, però meglio che ci siano. E allo stesso tempo dico che bisognerebbe offrire, oltre al festival, altre possibilità. I ragazzi hanno bisogno di vedere diversificate anche le opportunità che si aprono per loro, altrimenti finiranno tutti con fare la stessa identica cosa e questo li confonderà ulteriormente e passerà del tempo prima che loro comprendano che devono fare una ricerca anche personale. Tutti abbiamo bisogno di originalità in quello che si fa. Bisogna rompere gli schemi in Bisogna maniera rompere gli particolare schemi. poi Guarda, nella musica. quando Elio disse: noi vogliamo arrivare ultimi, arrivarono primi, perché in effetti alla prima serata arrivarono primi, poi si trovano davanti una canzone come Vorrei incontrarti fra 100 anni, e voglio dire, quello ci sta Certo. benissimo, e arrivarono secondi, ma secondo me, ecco, bisogna avere un po' di coraggio, un po' di coraggio. Mi hai parlato di talent. E io naturalmente voglio sapere l'esperienza di amici che tu hai avuto, che è stata anche una lunga esperienza. Lunghissima, è stata lunga e è stata anche estremamente costruttiva, perché io mi sono sempre dedicata alla musica, alle voci, diciamo, per quello che poteva servirmi. I cantanti mi arrivavano quasi sempre che erano già strutturati, quindi non è che dovessi fare per loro un'azione né di scelte particolari, ecco, né di impostazione. Invece ad amici mi sono trovato per la prima volta nei primi anni a dover selezionare 800 persone in una giornata e a cercare di capire rapidamente che qualità potessero avere, almeno di base, per poter partecipare al gioco. E devo dirti che, sempre per quel senso di responsabilità di cui a volte mi lamento, ma che benedico, nel 2003, quindi ti parlo di poco tempo dopo la nascita del programma, io mi iscrissi a un corso di fognatria artistica da Franco Fussi a Ravenna, il professor Fussi, e quando mi videro da scolaretto con la mia cartellina nei banchi si meravigliarono, ma in realtà io avevo a che fare con una miriade di voci e già cominciavo ad accorgermi che ogni voce raccontava molto di più di quello che può essere una semplice espressione, diciamo, sonora o canora. La voce appartiene all'individuo e nella voce veramente c'è un mondo che spesso è coerente con l'individuo e qualche volta come dire, la parola che mi viene è compensativa di qualche mancanza. Quindi la voce offriva uno sguardo ulteriore. Me ne ero accorto nei 2 anni di attività. Che soprattutto i provini mi piacevano moltissimo. Era la fase più pesante perché cominciavamo la mattina e finivamo la sera Certo. tardissimo, ma anche la più interessante per me. Dopo il talento, vuoi dire, è quello che è. Abbiamo avuto fasi molto belle anche quando c'era l'orchestra, e quello è stato un momento molto gratificante. Se avessimo chiamato gli ispettori del Guinness dei primati, quando abbiamo fatto una famosa finale all'Arena di Verona, dove avevamo 350 partiture, perché il meccanismo voleva che alla fine delle puntate ogni concorrente che era arrivata alla finale potesse scegliere tra tutto quello che aveva fatto. Avevamo praticamente di ogni brano avevamo la tonalità per ogni concorrente. Quando eravamo fortunati coincideva qualcuna, poi avevamo taglio, super taglio, intero. Quindi noi ogni volta che il concorrente decideva, che poi Maria voleva lasciare liberi i ragazzi di scegliere al momento, ah, io vorrei fare questo brano, con mezz'ora. Aiuto, tutti pronti? Io ci stavo, Maurizio De Lazzaretti, batterista, che ogni volta urlava dalla cuffia: non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. E c'eravamo un copista lì pronto e non potevamo dirgli il titolo perché il titolo era troppo lungo. Noi l'avevamo catalogati per numeri, per cui avevamo 158 A, B e C, che A era il completo, B ed E. Quindi
devo dirti che fu una cosa veramente impegnativa. Ecco, quella mole di partiture, c'erano alcuni che avevano dei. Sulle leggi c'erano una quantità di foglie, poi li vedevi tutti che scartavano. Devo dire che qualcuno, ho visto che mentre noi suonavamo stava ancora scartando, stava ancora cercando il pezzo perché poteva Può succedere. capitare. E Maria che in diretta diceva: "Ma possiamo partire?" Sì, un attimo facevo. Tu col tuo volto, sempre così Perché serafico. aspettavo che almeno avevo il cenno e il via da 3-4 elementi che mi potevano garantire che almeno partissimo. Ecco, perché se non parte la batteria in alcuni casi, o il pianoforte o il basso, insomma, sarebbe stato problematico. Non si accodano gli altri. E Pino era il ritardatario, Pino Perri, era il ritardatario di tutte le manovre, perché mentre agli altri capitava una parte di 1 o 2 paginette, lui che suona il pianoforte col doppio pentagramma c'aveva dei lenzuoli lunghissimi, per cui doveva metterli, poi doveva pure appuntarli con le molette per evitare che volassero via. La cosa la ricordiamo sempre, ogni volta che ci vediamo con alcuni di loro, ricordiamo questo momento perché è stato, credo, nel percorso lavorativo di tutti quelli che hanno fatto quella puntata. Nel loro percorso lavorativo è stato un episodio assolutamente unico. Unico. Ma ti manca qualcosa? Mi sa che non ti manca nient'altro. C'è un sogno ancora nel cassetto, qualcosa? Cioè, esagera, che ti piacerebbe fare. Ma guarda, allora ultimamente gli scienziati del laboratorio di Gran Sasso mi hanno proposto una sfida. Loro hanno un telescopio particolare che rileva delle particelle che vengono quando i raggi cosmici praticamente impattano con l'atmosfera, con la ionosfera. Queste particelle si liberano e cadono a pioggia su di noi. Ed è il motivo per il quale, voglio dire, il loro laboratorio si trova sotto il Gran Sasso, perché la roccia sembra sia l'unica possibilità di evitare che queste particelle, si chiamano muoni, interferiscano con le loro letture degli esperimenti, perché è sempre una, come dire, è un'interferenza, non la presenza di Certo. questi muoni. E allora loro hanno un rilevatore di muoni e hanno creato, insieme ad un maestro di musica che si chiama Bruno Tatulli, più altri scienziati del laboratorio, hanno creato quattro piani, diciamo, di rilevatori. Siccome i muoni quando cascano non cascano esattamente perpendicolari, ma hanno delle traiettorie. A seconda della traiettoria di questi raggi, del passaggio, loro hanno creato la possibilità che con delle caselline, che quando passa, loro hanno assegnato queste caselle a delle note, e quindi tu hai il passaggio e passa dal do. Poi va un la, magari al piano di sotto, e poi terza ancora. Quindi loro riescono a trarre dalle traiettorie una quantità di dati che poi un Delle elaboratore ha melodie riportato. Esattamente, ha praticamente. riportato. Sono melodie abbastanza particolari. Immagino. Quindi fortunatamente mi hanno dato questo pentagramma con questo rilievo fatto il 21 di marzo. Quindi solstizio di primavera, e mi hanno detto se era possibile comporre qualcosa con questo. E io ho cominciato, ho creato i primi 4 minuti che abbiamo eseguito alla festa dei 70 anni dell'Istituto di Fisica Nucleare all'Aquila e ai 35 anni del laboratorio a Gran Sasso, e l'abbiamo eseguito. Sono stato, devo dire, anche fortunato, perché la sequenza, il tratto di sequenza che ho scelto, il numero di battute, era un tratto che con un po' di lavoro riuscivo. Ecco, il mio compito è stato quello di far sì che questi suoni così lontani tra loro venissero incorporati in una struttura senza che questi fossero estranei. Quindi questi suoni alla fine fanno parte di una melodia che deve evolvere sempre per poterli accogliere. E quindi ha fatto un po' lo stesso percorso, la musica, di quello che hanno fatto gli esseri umani, perché queste particelle, in teoria, per la loro natura, sarebbero dannose. Ma l'uomo, diciamo, nella sua evoluzione, si è adattato, cioè ha creato le condizioni, quindi ha fatto un'opera d'armonizzazione.
perché le particelle sono quelle. Certo. Quindi la musica per me dovrebbe raccontare questo. Allora, ci siamo messi d'accordo, che, siccome è piaciuta questa cosa, e abbiamo chiesto il rilievo del solstizio d'estate, il solstizio d'autunno e quello d'inverno. Così quindi farò, fra poco farei tutte le stagioni. Bellissimo. Ecco, allora l'idea è fare le quattro stagioni e sperare che un ente, perché per fare realizzare questa cosa, perché poi questa prima, diciamo, la primavera che mi è toccata adesso di scrivere, che ancora sto completando, può essere eseguita anche con un organico piccolo, però nella mia idea l'estate è un'esplosione e quindi ci vorrei anche il coro. E quindi, cioè, allora ho detto, sai che c'è, mi voglio impegnare in questa cosa e speriamo che qualche ente pubblico bisogna pensare in grande. Ma sì. Senti, lasciamo la musica un po' in disparte perché voglio parlare di te bisnonno. Oh. Questo ruolo, cioè questa famiglia che si allarga e tu continui ad essere l'unico uomo. L'unico uomo, esattamente, sono in mezzo a ho imparato molto, ho imparato moltissimo, ho imparato anche ad apprezzare proprio la sfera femminile in genere. Del resto, voglio dire, l'istinto di madre è unico, non è replicabile da un uomo, per quanto affettuoso e attaccato possa essere agli altri, ma la maternità è un'altra cosa. E anzi, io mi augurerei tanto che le donne avessero più spazio anche nell'amministrazione in generale, perché sono mediamente più fedeli, anzi mediamente, altamente più fedeli, sono più attaccate agli obiettivi e hanno il senso del sacrificio molto più forte degli uomini e secondo me hanno un senso anche del dovere che è superiore. Magari non le faranno mai presidenti, ma direttori generali penso che ce ne dovrebbero essere molti di più, perché la società poi alla fine, vuol dire, risponde, ahimè, a dei cliché secolari. Però insomma sta cambiando, ecco, mi aspetto proprio mi aspetto questo. Io vivo con le donne, queste ulteriori due bimbe sono mancine come me, questa è una cosa molto, molto particolare, vanno a letto prestissime e ahimè si svegliano presto, per cui ho dovuto imparare ad andare a letto anch'io presto per evitare appunto poi che le ore sono fossero poche, però sono una gioia perché così come a volte mi capita alle 4:30 del mattino di ascoltare gli uccellini che cantano e che si svegliano, anche loro quando si svegliano parlano, e questo mi tiene un sorriso costante, anche se magari in quel momento il sonno vorrebbe richiedere ancora un po' di tregua, qualche ora in più. Però Peppe, che papà sei stato e che nonno e bisnonno sei oggi? Come è cambiato anche diverso, il tuo approccio? Molto diverso, perché quando io sono stato padre, quando devo dire gli obiettivi anche della musica e del lavoro non attendevano, pensavo non attendessero, perché poi alla fine devo assumermi la mia responsabilità. Diversamente con le nipotine, io anche se ho una scadenza magari so di essere un po' in arretrato, se mi devo fermare mi fermo, per vivere con loro un momento. Questo non mi va di rinunciarci, diciamo. E poi penso sempre, ecco, che prendendo spunto dalla forza delle madri, che poi ci sarà un momento nel quale è possibile recuperare, recuperiamo in un altro momento, la notte, in qualche modo si farà, ecco. Però lo scopo della vita è riprodursi e quindi di rilanciare in avanti. E non ce lo dobbiamo dimenticare, perché noi lo facciamo a volte in maniera istintiva e naturale, ma noi stiamo eseguendo tutti un piano che l'intera umanità si è prefissato, mica noi individui. Quindi facciamo parte di un progetto. Qualche volta pensiamo che sia lontano e casuale, invece questo è sbagliato. Noi siamo protagonisti di questa azione e non dobbiamo aspettare che un evento negativo ci ricordi l'importanza di avere un figlio o del suo destino. Dobbiamo essere consapevoli da subito che questo è un nostro dovere. Abbiamo parlato di madri, tu l'hai già citata un paio di volte prima, se io dico Enrica, insomma, tua moglie, voi vi siete sposati nell'89, ma in realtà
state insieme da moltissimo tempo, no? Dal 77 siamo insieme. Qual è stato il suo asso nella manica con te? Guarda, quando mio padre mi disse che forse era meglio che mi dedicassi totalmente alla musica, prima di mio padre me l'aveva detto Enrica. Quindi questa cosa mi fece, diciamo, lei mi ha sempre sostenuto nell'attività, perché lei tra l'altro si occupava di costumi, lavorava in televisione, ma scelse di prendersi un diploma per poter lavorare nella scuola materna, per avere un punto fermo e offrire a me la possibilità di andare avanti. Quindi, diciamo, ho avuto una delle prime persone, forse la prima persona che veramente ha creduto in questa possibilità. Quindi c'è stato innanzitutto il sostegno in questa direzione. E l'altro è che secondo me siamo partiti bene, perché noi non ci siamo promessi niente all'inizio. Ci siamo sempre detti che bisognava scegliersi di volta in volta. Noi siamo arrivati a sposarci dopo tanti anni, perché proprio a un certo punto è stato un desiderio comune. Cioè abbiamo deciso vale la pena, perché lei veniva da un matrimonio che ovviamente è finito, quindi con delle difficoltà. Qualche ferite, qualche ferita. Ferite. E io francamente avevo non una diffidenza, ma avevo nei riguardi dell'unione proprio. Io dicevo che non, il solo fatto di mettere un anello o di progettare cose insieme non era sufficiente, bisognava vivere innanzitutto insieme e poi capire che cosa potesse succedere. E poi sì, quindi abbiamo convissuto per diversi anni. Alla fine, quando ci siamo spostati a vivere a Roma, abbiamo pensato che fosse, ma veramente lo sentivamo, fosse importante. Io mi sentivo proprio felice. Il giorno che mi sono sposato e nei tempi successivi, proprio io mostravo proprio un cambiamento. Sempre a proposito di Enrica, nella tua autobiografia c'è un momento che io non conoscevo, no? Racconta di una sera piovosa, di voi due 500. In macchina, che ha mangiato una pizza e poi a un certo punto c'è questa sua risata che diventa quasi salvifica. E quel momento è proprio, descrive tanto il rapporto e quello che lei ha significato per te. Sì, era un momento difficilissimo della nostra vita, perché per una questione legata ad un notaio, insomma, cose legali, ci ritrovavamo ad aver venduto casa, a scoprire che non potevamo venderla perché non avevamo l'intera proprietà, era saltata fuori una eredità che non era stata, il notaio precedente non se n'era accorto. Insomma, io mi ritrovavo ad aver comprato una casa a Roma che non potevo pagare, un'altra che non potevo vendere e tutto il materiale di casa, vestiti, tutto in un container che non potevo andare ad aprire. Per cui quei pochi giorni che ci separavano da questo trasferimento con questa notizia tremenda che non potevamo, rischiavamo di dover restituire il doppio della caparra a chi ci aveva venduto e di perdere la nostra che avevamo dato. Quindi un disastro veramente clamoroso. Però eravamo fiduciosi perché sapevamo di poterne venire fuori. C'era questa convenzione e siamo tornati a vivere a casa dei genitori come due ragazzini, con la difficoltà anche la volontà di non gravare sulla loro vita, e quindi uscivamo a mangiare. Cioè, all'epoca la pizza la potevamo mangiare in macchina, perché sedersi a tavolino e dire comportava un'ulteriore spesa, certo. E noi avevamo un budget che dovevamo cercare assolutamente di amministrare. E ricordo che pioveva quella sera, quindi già prendere le pizze dalla pizzeria e portarle in macchina comportava il fatto di bagnarsi. Mentre stavamo mangiando questa pizza in macchina, si erano pure appannate, diciamo, i finestrini. A un certo punto io vi ho visto una goccia, ma l'ho vista proprio, ci ho cercato di fare tutto a rallenti. Una goccia d'olio sul pantalone, e ho pensato che i altri pantaloni stavano chiusi in quel container e che dovevo comprarmi dei pantaloni nuovi. Cioè, una stupidaggine,
perché tutto era un castello di carta in quel momento, una stupidaggine aveva fatto crollare il castello, o almeno così sembrava ai miei occhi. Quando io a un certo punto ho cominciato a imprecare per questa goccia d'olio, eccetera, eccetera, ho guardato Enrico come dire, ma tu guarda che situazione stiamo vivendo. Lei è scoppiata in una risata fragorosa ed è stata effettivamente la salvezza perché abbiamo capito che tutto sommato ama ancora la nostra vita, ama ancora le nostre speranze, i nostri sogni e il nostro sorriso, no? Cioè, vuol dire, non era finito niente, Assolutamente. era solo un ostacolo da rimuovere e lavorare per rimuoverlo. Però quella sua risata in un momento così drammatico fu emblematica, io non l'ho mai più, non l'ho dimenticata, quindi ecco che nel libro pensavo di metterciò, perché spero sempre, ecco, che un papà possa leggere quello che mi è accaduto lì sull'uscio di casa quella mattina, che qualcuno che pensa di stare in una situazione drammatica possa trovare anche un piccolo appiglio, no? Al quale agganciarsi per poter continuare il suo cammino. Questa è la. Quindi è stato questo il motivo, malgrado la tua riservatezza, e questo un po' è stato il motivo Sì, per lanciare un messaggio che guarda potesse essere anche. un messaggio utile, magari a chi in questo momento si sente anche sopraffatto Ma dalla guarda, vita, c'è no? anche una piccola parte dedicata alla sconfitta, perché tutti quando guardano una persona che è in televisione, pensano tutti che la vita sia stata sempre così facile per loro e il successo non abbia ostacoli. Non è vero assolutamente. Cioè, quindi io ho parlato anche di un mio incidente lavorativo. Avuto proprio con Baglioni, io ho chiesto prima a lui se potevo citare questa cosa, perché l'insuccesso esiste ed è proprio lì però che secondo me c'è la possibilità di ripartire col piede giusto. Ecco, quindi non è che noi andiamo a cercarceli gli eventi avversi perché questi ci possano formare, ma può capitare Capita. e dobbiamo capire che quando questo accade è un'occasione importantissima, che a volte è anche il destino che vuole sfrugugliarti, come diciamo Ci mette noi. alla prova. Esatto, ci mette alla prova e noi lì dobbiamo essere capaci di svoltare e andare nella direzione giusta. La biografia che si intitola La musica fa crescere i pomodori, quindi io prima di mandarti via non posso non chiederti di questa esperienza, perché tu a un certo punto della tua vita scopri che le mucche del Wisconsin Esatto. fanno più latte se sentono Mozart, e quindi che ti metti a fare? E capisco che non può essere un fatto, diciamo, classista e le mucche non possono amare Mozart e denigrare le Zeppelin perché non possono collegare come facciamo noi al nostro vissuto la musica. No, sicuramente c'era una reazione naturale e fisica. Ecco perché la mia passione per la fisica. Quindi ho pensato che nel suono e quindi nelle sue capacità elettromagnetiche ci fosse qualcosa di più. E da lì ho cominciato a studiare, ho cominciato con le piante perché non avevo le mucche e quindi ho cominciato con le piante che mi era più comodo perché avevo letto di altri esperimenti con le piante e pian piano sono arrivato a distinguere alcuni fattori. Quindi non era la musica classica e la musica moderna o quella elettrica e quella acustica, assolutamente no, ma era il modo in cui gli intrecci delle voci all'interno della materia si combinano. Ci sono dei modi, delle procedure che in passato, alcune di queste si ritrovano anche nelle vecchie regole di composizione, che tutti pensavano fossero delle regole stilistiche, invece sono delle regole di fisica, perché nel 1600 chi approcciava alla composizione e all'armonia aveva meno 18 capitoli di fisica da studiare prima, cioè il suono è un fenomeno fisico, quindi io sono partito dall'origine, che bello, cioè dire, nella musica che ci piace c'è emozione, c'è una parte che è totalmente, uno scrigno chiuso che va assolutamente analizzato. E devo dirti una cosa bellissima, scoperta da poco, perché sono i risultati di sperimentazione che sono avvenute dopo, ovviamente, la pubblicazione del libro. A parte le piante, che già hanno dato risultati importanti, ma la cosa interessante, per esempio, è che una delle università con le quali collaboriamo ha trovato una traccia interessantissima nel vino. Il vino in fermentazione è esattamente il momento nel quale trasforma se stesso e diventa un'altra materia, perché diciamo che gli zuccheri diventano alcol Certo. attraverso la fermentazione. Bene, hanno analizzato un vino rifermentato, un vino
biologico, super biologico, vuoi dire, dove non ci sono, non, senza aggiunte di nulla, rifermentato col proprio mosto, e l'hanno osservato all'università nella sua, diciamo, per un periodo lungo. A parte la cinetica fermentativa, sarebbe il modo in cui gestisce proprio questa fermentazione, che già era diversa tra lo stesso vino che aveva avuto il trattamento e il vino che invece è trattato con un'informazione appoggiandolo su questa musica particolare, che adesso sono io che crea questa musica sull'iPad. Quindi le vibrazioni meccaniche sono coerenti con quelle che ascoltiamo. Il vino ha avuto questo trattamento. Nel vino trattato a 3 mesi di distanza, in 1 millilitro di vino, quindi un quantitativo specifico per le analisi, risultano esistere 100 cellule di lievito ancora intatte con le membrane intatte, mentre nel vino non trattato sono zero. Ora, questa differenza, che poi comporta una differenza anche negli esteri, che sarebbe la profumazione del vino, questo lo dico perché qualcuno dice, vabbè, io che lo bevo che cosa ci guadagni? Ci guadagni una profumazione maggiore, originaria, ma la cosa interessante per i biologi significa che quelle 100 cellule continuano a sopravvivere perché l'insieme è armonico. Questo dovrebbe insegnarci che l'ambiente armonico nel quale noi viviamo e ci comprende, è effettivamente un'opportunità di longevità. Il nostro benessere sta nell'armonia che ci circonda. Ecco perché dalle guerre è difficile che vengano fuori realtà come queste. E noi dovremmo fare qualunque cosa a qualunque costo, per cercare di evitarle, anche magari all'origine, già quando si presentano situazioni conflittuali a livello di altre problematiche, che possono essere i mercati, possono essere le vedute religiose o quelle sportive più banali. Noi è lì che dovremmo lavorare, prima che ciò avvenga. Se noi per i benefici di un mercato autorizziamo una serie di operazioni, non possiamo poi non aspettarci che ci sia una contrazione e una reazione. Questo dovrebbe essere il monito. E chi ci governa e ci guida dovrebbe preoccuparsi prima ancora che ciò possa accadere. Dovremmo far ascoltare un po' più di musica, Ah, guarda, perché la musica fa bene non solo alla guarda, natura e viceversa, insomma. guarda, ti dico chi fa musica appartiene, è cittadino della musica. E io nella mia orchestra ho persone che in teoria sarebbero opposti per religione, per nazionalità, in questo momento in conflitto. Cioè io avrei persone che in teoria, beh, ma quando siamo nel mondo della musica siamo in pace, perché noi in quel momento siamo in un'altra nazione. Sarebbe bello se la musica fosse così diffusa, Una zona veramente neutrale. diventa una zona nella quale poter vivere la propria vita in pace. Senti Peppe, io di solito alla fine di queste chiacchierate chiedo che sapore ha, no? Ha avuto questo nostro caffè. Invece io oggi voglio chiedere proprio che musica abbiamo ascoltato in questa chiacchierata. Abbiamo ascoltato una musica multitonale, nel senso che siamo passati per tante zone, quindi tante radici, no? Le tonalità sono come le radici. Siamo passati per tante radici, quindi abbiamo in qualche modo abbiamo esplorato un bosco. La sensazione che ho è che ci siamo inoltrati in un bosco e ci siamo meravigliati di aver visto una pianta, o piuttosto che cosa ci ha provocato la visione di un'altra. Questa è la sensazione che ho avuto io. Sempre bello chiacchierare con te. Grazie. Grazie a te. C'è ancora un goccio.